Ciao a tutti e a tutte, e questa è Letture Metropolitane. Io sono Flavia Capone e oggi sono con Kirsty Lohr nella libreria Antigone a Roma per parlare con lei del suo libro Breve storia delle donne queer, pubblicato dalle Plurali Editrici, tradotto da Beatrice Gnassi, che oggi insieme a Anna Suni ci aiuterà con la traduzione di questa intervista. Intanto grazie mille a Kirsty per essere qui con noi stasera, grazie per aver scritto questo libro e grazie alle Plurali per averlo pubblicato in Italia. Insomma, quel che è giusto è giusto. Tra l'altro, vi consigliamo di seguire questa casa editrice perché fanno delle cose molto molto belle, molto interessanti, molto curate e come tutte le case editrici indipendenti non sempre hanno lo spazio che si meriterebbero, quindi insomma è giusto invece dargliene, noi gliene diamo, lo sapete, insomma, se ci seguite. Allora, breve storia delle donne queer. È in effetti quello che il titolo recita, una storia in diciamo un tono anche molto divulgativo, molto semplice, molto ironico e divertente, di alcune figure del mondo culturale, ma non solo, che hanno attraversato i secoli, ma che essendo donne ed essendo queer, non sono mai state ricordate abbastanza, alcune di più in realtà, alcune di meno, però diciamo che la storia tende a nascondere le donne in generale, ma soprattutto le donne queer. E perché? Perché molto spesso è raccontata dagli uomini e quindi diciamo che di seguito le cose vanno così. La prima domanda che voglio fare a Kirsty Lohr è intanto, perché ha scelto questo tipo di forma, anche così divulgativa, e soprattutto perché raccontare questa storia in questo momento, secondo lei, è importante? Thank you for having me. You're welcome. And thank you to you too as well. So I have a book Grazie per for myself, l'intervista e grazie anche I have a alla casa series editrice. Il libro of nasce innanzitutto per me stessa, per la mia passione per la storia. Fin da bambina ho capito che leggendo la storia non c'erano le persone come me, non c'erano le donne e non c'erano le lesbiche. Per questo ho pensato di ricostruire una storia a livello cronologico. E per raccontare chi sono state nella storia le persone come me. Ero sicura che c'erano e le ho trovate e le ho volute raccontare. There was a bias towards lesbians or queer people. I always had an inkling, and then I found them. And the non-academic way of writing was a definite choice in that I find La scelta di academia quite non jarring, quite scrivere un testo inaccessible. accademico è perché trovo i testi accademici molto I was again quite certain that I inaccessibili really e want. penso che tante persone come me So diciamo, si wrote it how I trovano come spoke. respinte da questi testi. Io scrivo come parlo A lot of e people le persone discouraged me at the hanno beginning voglia di because queer ascoltare studies queste in general in storie Western studies esattamente come is me. always very academic. So to write it in this kind of way, I think people were a little unsure that it would work, but I just knew. I knew that there were people out there that wanted to read it like this. So they were the two main reasons for why I decided to write it. And then to write it now, well, it's Perché actually proprio about six, ora, in seven realtà il years old libro è now, stato because I scritto nel wrote it for my 2016, master's per cui thesis. qualche anno fa, ma diciamo che il passaggio è stato da una missione So it was personale always that alla idea voglia around it. di, So diciamo, fare un I atto più think sociale, diciamo, che riguardasse più it wasn't me persone. so much saying there is a place for this. It was just me on a mission, a personal mission that just expanded into something that I thought hopefully everybody else would enjoy. Una questione importante che riguarda anche queste tematiche, è la questione del linguaggio. Abbiamo parlato di linguaggio accademico, linguaggio divulgativo. In realtà, e la traduttrice potrebbe, penso, raccontarlo molto meglio di me, l'italiano ha per esempio un grosso problema con la gestione, diciamo, dei generi linguistici. Ma non si tratta solo di declinare un genere, ma anche di trovare delle parole che appartengano ai generi e alla stessa storia del queer. Secondo te è importante ragionare sul linguaggio e in che modo lo hai fatto anche in questo libro? Well, I think, as you said, in English it's easier Yeah. to write that way than it is in Italian. A lot easier.
Nell'inglese scrivere questo libro in realtà è stato molto facile perché non c'è una separazione tra due registri diversi, uno formale e uno meno formale, per cui per me in realtà non è stata una difficoltà. Ho cercato di mettere insieme, diciamo, vocaboli diversi, un vocabolario diverso, introducendo dei termini che sono anche dell'Accademia nel linguaggio normale. Because of course, in many other languages, there would be that difficulty, wouldn't there, in code switching? But no, in English, it's very easy to write the way you speak. And yeah, of course, if you compare that with academic language, the vocabulary is going to be different. Sono invece molto interessata al linguaggio e It a come isn't nelle that altre much of a lingue questa difference differenza di between registro one esiste and e another anche compared ovviamente with quando ho another scritto language non pensavo al that fatto you would che write questo that libro sarebbe stato tradotto e letto da explicitly, tantissime altre persone, whereas non lo in sognavo English neppure, you would get eppure è that. interessante sapere nella But traduzione don't quali use sono those state le languages anymore. difficoltà di trasportare dall'inglese in Because altre lingue in cui il I hadn't genere thought è about un that. Because I hadn't fattore thought about that. decisamente But when you importante translate it rispetto into Italian or all'inglese. into German, then of course that's going to cause issues and difficulties. The problem is also about female and And the male. masculine and the feminine, which That again, we don't have, yeah. Yeah, I mean, when I was initially writing it, of course I wasn't thinking of that because I was thinking in English. And I never dreamed in a million years this book would get translated into another language because that is just an incredible thing to happen. So if we do look at things like translation and languages, which I'm interested in anyway, you can see the issues that that would cause, yeah. Ci sono alcuni temi che tornano, no, nella storia delle donne queer che riguardano, diciamo, più che altro riguardano un po' gli ostacoli che le persone queer in generale hanno dovuto affrontare nella storia. Per esempio il fatto che le donne dovessero travestirsi a volte per fare per avere accesso, diciamo, a delle cose, a dei mestieri o anche semplicemente per poter andare in giro e fare quello che volevano veramente fare, a volte per voglia, scelta e diciamo interesse ad abbracciare un altro genere, o per esempio il discorso della medicalizzazione o il fatto di non diciamo di avere per esempio difficoltà che sommavano le varie marginalizzazioni, cioè essere per esempio una donna nera, una donna queer, una donna lesbica, ovviamente andava a sovrapporre una serie di difficoltà. Ecco, quali sono secondo te, diciamo degli elementi che tornano nei secoli e che riguardano le donne queer, le persone queer, sia elementi diciamo di difficoltà che anche invece elementi di rivalsa, di conquiste, ecco. Well, I think it's important to highlight that these things are still happening. We are privileged enough to live in a Western world. We're in Europe, you know, we are privileged to have those rights. Of course, other countries more so. Europe is not just one thing. There's a Innanzitutto history dobbiamo renderci of different conto che rights. viviamo in una parte But del if we mondo expand on the world per we're quanto living riguarda i diritti privilegiata, sense l'Europa, of e world which ci just sono in isn't used realtà to molti remember paesi things, dove yeah? ancora One thing oggi that I molte really wanted to donne say per first is that we're diciamo, living in societies now uscire e where vivere nel mondo per either facilitarsi la vita because sono costrette a parents vestirsi da uomo. allowed them to have that Per cui diciamo, choice. il fatto di travestirsi, avere abiti maschili, da una parte ovviamente indica l'appartenenza a una comunità trans, ma in molte situazioni può essere stato nel passato, ma ahimè anche nel presente, un modo proprio per poter avere accesso ad alcuni spazi e avere una vita migliore. E questo è accaduto per secoli e accade ancora oggi. Ovviamente le donne queer, bianche, nere hanno esperienze diverse, perché tutti quanti viviamo individualità diverse ed è, di questo è bene, diciamo, essere consapevoli ed è qualcosa che per cui è importante analizzare il passato, ma non dobbiamo dimenticarci di guardare anche al presente. And I think we should still be acknowledging that and maybe focusing on the past, but also looking at that with a present perspective. Una domanda che riguarda
le donne nello specifico. In questo libro ci sono tante donne che vengono raccontate e dovete leggerlo per scoprirle. Io mi sono, cioè, mi è molto incuriosito, mi ha molto incuriosito leggere per esempio la storia di Ann Lister o anche quella di Angelina Veld-Grinke, che non so se sto pronunciando bene, ma insomma una storia veramente molto molto interessante. Volevo chiedere a Kirsty Lohr qual è stata la storia più sorprendente, quella che l'ha più sì, la più sorpresa, meravigliata, quella che l'ha veramente lasciata senza parole nello scoprirla e nel raccontarla poi. Well, all of them, for a start, all of them. A lot of people ask me my favorite and it's always very difficult to choose, but one of them in particular is Lorraine Hansberry, who was a writer. In realtà tutte, mi viene fatta spesso questa domanda, ma è difficile rispondere. E forse direi Lorraine Hansberry, una donna nera che diciamo, si muoveva tra Chicago e New York e che a un certo punto scoprì che c'era questa rivista, che era la prima rivista lesbica distribuita negli Stati Uniti, che si chiamava The Ladder, la scala sarebbe, e scopre, trova per caso, per puro caso, mi immagino che la trova per strada, che proprio si imbatte in questa rivista e decide di scrivere alla redazione della rivista. Lei al tempo era sposata a un uomo e scrive loro questa lettera bellissima in cui dice sono dannatamente felice che voi esistiate, che questa rivista esista. E questa frase mi piaceva così tanto che per lungo tempo ho pensato che sarebbe stata anche il titolo del libro e ho continuato a pensare a questa frase anche perché da bambina, diciamo, mi immaginavo me bambina trovare una cosa del genere e trovare in qualche modo persone come me. Il personaggio di Lorraine è molto interessante anche perché è appunto una donna nera e quello che ha in comune con la redazione, con le donne che partecipano a The Ladder, è il fatto di avere un'identità lesbica all'interno degli Stati Uniti. E questa frase dell'essere dannatamente felice che esistiate è stata particolarmente importante per me. I thought I was the only one, you know, there's a community here. And she wrote to them several times and did talk about her experiences of being black and the crossover and the differences and the experiences they have, but they had the one thing in common in that they shared this identity of being a lesbian in the US and they had this magazine that they could read together. And so, yeah, I think the statement, I'm glad as heck that you exist, is just so powerful. Mm-hmm. And yeah, I just think about that sentence a lot. And it still makes me quite emotional when I think about it. So, yeah, Lorraine Hansberry, definitely. Nel libro a un certo punto viene fuori il discorso che anche l'essere lesbiche può essere utilizzato dalla società un po' in senso di marketing. Succede anche con il femminismo stesso, no? In Italia c'è un libro uscito relativamente da poco che si intitola Il femminismo non è un brand, che è proprio un po' sul pinkwashing, cioè sull'utilizzare queste tematiche in maniera strumentale. Ecco, volevo chiederle cosa ne pensasse di questo e come questo anche forse ha influenzato un po'. Sembrerebbe all'inizio in senso positivo in termini di narrazione, ma poi è un po' un cane che si morde la coda, insomma, per la comunità lesbica e queer. Ecco. I think it's a good point to make right now, where it's Pride Month. I don't know the situation in Italy, I can guess, because I've seen a lot of big, big companies with rainbow flags on, and I can assume that the rest of the year they don't really do anything for the community. The same in the UK, and it's... Allora, questo accade molto spesso, soprattutto nel mese del Pride. Le grandi compagnie che il resto dell'anno non fanno niente, improvvisamente si ricordano della comunità. E questo vedo che avviene in Italia, ma anche nel Regno Unito è la stessa cosa. In passato ero un po' più naif, ero contenta e apprezzavo, ero grata della loro attenzione. Adesso sono solo arrabbiata invece e la stessa cosa penso che stia succedendo alla comunità. La comunità di nuovo arrabbiata e per diciamo sta recuperando un po' di quella rabbia che ha portato in passato anche alle rivolte che ci sono state.
I think during Pride Month you see this a lot with companies pinkwashing and trying to exploit the community, which is just disgusting. And for the rest of the year, they don't do a single thing. And actually, they probably do damage to the community. Certo, il Pride è un mese dove spesso la comunità viene sfruttata e questo crea anche un danno alla comunità stessa. Io per esempio se compro qualcosa da una di queste compagnie di brandizzato rispetto al, appunto alla, al mese del Pride, cerco di vedere se perlomeno fanno effettivamente delle donazioni per supportare le attività della comunità. Del resto sappiamo che questo è il capitalismo, che tutto è soldi e che anche i diritti diventano un brand. You kind of feel dirty, don't you, when you're contributing to this? But I mean, exploitation is the world we live in, don't we? We live in a capitalist society, and anything that makes money, they're going to jump on that bandwagon. But yeah, pinkwashing is becoming a brand, like you say. Feminism is a brand. It's becoming something to make money from. So, yeah. Grazie mille con questa nota di allegria. Grazie mille a Kirsty Lohr, a Beatrice Gnassi e Anna Suni che ci hanno aiutato con la traduzione. E questo è il libro di cui abbiamo parlato, Breve storia delle donne queer, pubblicato dalle Plurali Editrici. Grazie. Grazie. Ciao.